Sia l'esperienza dell'anno passato, l'esperienza di quest'anno, la crescita sicuramente da parte di qualche giocatore, la conoscenza anche da parte dello staff di alcuni giocatori non arrivati per metterli nelle condizioni giuste, questo ha fatto sì che in questo giro di ritorno abbiamo assimilato una mentalità migliore, un'idea di calcio migliore e ci ha portato a fare questi risultati contro squadre veramente impensabili sulla carta. Quindi questo è a testimonianza che questo gruppo è valido, non solo sotto l'aspetto tecnico ma anche sotto l'aspetto morale per il nostro obiettivo, che rimane ancora lì. Io non sono d'accordo con te che è già fatta, perché le 6 partite, 18 punti, ci sono ancora tanti punti a disposizione, quindi è giusto far festa fino a stasera, esaltarsi, perché sicuramente credo la Spagna avessimo battuto la Juve, però ecco, punto stasera, da domani 1957 suggerisce Mauro, da domani ripensiamo a Empoli, che è un'altra partita importantissima come l'è stata oggi. Ma l'ho vista bene alla fine, perché insomma abbiamo fatto una grande gara, così doveva essere, per avere la meglio di questa squadra che ha grandi valori nelle proprie file, indipendente da chi gioca. Primo tempo abbiamo un po' subito la loro esperienza, il loro palleggio, sicuramente non eravamo stati bravi a mettere in campo quelle sono le nostre qualità, perché eravamo partiti un po' intimoriti nel fare le cose che sappiamo fare. Alla fine del primo tempo, infatti, l'aspetto più importante è stato mentale, dove ho cercato di scuotere i ragazzi, di mettere in campo quelle cose che avevamo provato, ma soprattutto quella voglia e quella determinazione ci vuole per provare a fare delle belle gare contro questo tipo di squadre. Ci siamo riusciti, abbiamo lasciato negli spogliatoi qualche paura e la squadra ha reagito nella giusta maniera, ha fatto una grande prestazione per ribaltare la situazione che si era creata. Tra l'altro credo che l'unico tiro in porta avevano fatto nel primo tempo.